Immaginate di stare in ospedale e sentire il rombo dei motori. Sì, la mototerapia ha fatto ingresso presso il reparto pediatrico dell'ospedale civile San Giovanni di Dio per donare un sorriso ai piccoli pazienti, vivere l'adrenalina dello sport e sviluppare capacità fisiche, affettive, cognitive e sociali e forse dimenticare per un po' le cure. Anzi, la mototerapia è un aiuto efficace. Il progetto è nato dall'associazione Insieme per te di Nadia Maugeri, realtà di Isola di Capo Rizzuto, e subito sposato dall'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio di Crotone, con a bordo il nostro rider Rosario Farruggia. Ma gli effetti sono innumerevoli. All'inizio vi posso dire che hanno un po' di timore, paura, ma quando iniziano poi a scoprire le emozioni che una moto dà e le emozioni che dà una moto in una corsia di un ospedale, che è inusuale vederla, è un qualcosa di meraviglioso, perché i bambini prima ci guardano con timore, poi non vogliono scendere più. Allontaniamo quello che è il senso della malattia per alcuni anche giorni, permettetemelo di dire, perché alcune volte i bambini non vogliono essere neanche dimessi, non vogliono essere dimessi perché aspettano il ragazzo con la moto, e questo per me è una grandissima vittoria. In breve, cosa racconta la tua esperienza? La mia esperienza racconta di tante storie diverse di bambini, bambini con diversi tipi, di malattie o altro, però c'è un unico comune denominatore che collega la mototerapia a quello che facciamo con i bambini, cioè la felicità. Quei bambini non si distinguono per malattie, ma non si distinguono, c'è solo la felicità che vince per tutto, e questa è la cosa più bella che ci possa essere. Nadia, quali sono gli effetti di questa mototerapia? Un esperimento già partito ad Isola di Capo Rizzuto. Sì, la mototerapia arriva a Isola Capo Rizzuto ad aprile del 2020, subito dopo il primo lockdown, un lockdown che ha segnato i nostri bambini soprattutto perché hanno dovuto interrompere le terapie per loro vitali, e quindi la mototerapia è arrivata come un raggio di sole dopo tanta tempesta a regalare sorrisi ai bambini ma anche alle famiglie. Quali sono i benefici della mototerapia? La mototerapia è riuscire a superare paure che la terapia normale non riesce. Diciamo che la moto viene vista come il bimbo, come un desiderio, no? Il giro in moto, e da lì loro riescono a superare la paura dei suoni, delle velocità e tutte quelle paure che normalmente magari non riuscirebbero ad affrontare. Quali sono i benefici secondo lei della mototerapia? La mototerapia per un motociclista è la libertà, e quindi credo che ogni bambino abbia nella testa la passione sempre delle moto. È ancestrale, come andare a cavallo per l'uomo da sempre, quindi dà un'idea di libertà, di felicità e di allegria, questo è sicuro, e di contatto anche diretto con l'ambiente, quindi è per questo che anche la moto è vissuta sempre nell'immaginario, soprattutto dei ragazzi, come una passione. E cosa può rappresentare per i piccoli ospiti di questo reparto? Per i piccoli ospiti di questo reparto adesso è un momento solo di gioia, di allegria, prenatalizia, e quindi far vedere anche una moto da cross, poi oltretutto questa anche ultramoderna, perché è una moto con motore elettrico, impatto ambientale zero, è anche una cosa molto bella. In conclusione, come questo reparto allora vivrà i giorni di Natale? I giorni di Natale cercheremo di non avere bambini, speriamo che stiano tutti bene. Poi qualora ci fosse qualcuno comunque ricoverato, cercheremo di dare sempre un'atmosfera natalizia per fargli dimenticare anche il fatto di star male.